lo stupore che mi fa conoscere la bellezza. E la bellezza come motivo del mio sì, della mia fede, della mia vita, della mia pienezza di vita che è l'amore e che è la felicità. Gesù nel Vangelo a un certo punto ci dice che noi non entreremo nel regno dei cieli se non diventeremo bambini, se non saremo nel cuore come bambini. E i bambini sono naturalmente portati a stupirsi dinanzi alla bellezza. I bambini non si fanno tanti problemi, non si chiedono tanti perché, toccano la vita con immediatezza. Vedono una cosa che è bella e la toccano. Il bambino quindi può essere l'esempio di come aderire alla nostra fede, dice Don Luigi Giussani. Nel testo Il miracolo del cambiamento. Ma ascoltiamo che cosa dice. La semplicità dei bambini è la verità del nostro aderire alla fede, dell'aderire della nostra fede a ciò che la Chiesa dice, a ciò che la tradizione cristiana porta a noi, a ciò che la Chiesa nel movimento ci dice. L'atteggiamento del bambino che va davanti alle cose senza ma, senza se e senza però. Va davanti alle cose, le tocca o le tratta con immediatezza. Per questo Gesù dice: se non sarete così da grandi, non entrerete mai, non capirete mai, non sentirete mai. Per questo anche noi diciamo che i concetti creano gli idoli, solo lo stupore conosce. Il bambino come modello testimone della nostra adesione alla fede. Perché l'eccessiva razionalizzazione della fede uccide lo stupore? E Gesù ci dice che da grandi, cioè da credenti, dobbiamo essere come bambini, capaci di stupirci. Perché è lo stupore che poi mi porta a conoscere e quindi mi porta a crescere nella fede. Ma la fede deve partire necessariamente dallo stupore senza negare la ragione di esistenza, appunto, della ragione, dell'intelligenza. La fede deve partire dallo stupore per conoscere e per essere di Cristo. La fede deve partire dallo stupore per poter entrare e vivere e quindi conoscere la vera relazione con il Signore. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!